Saluto a tutti da Ciro e Refugee. Andremo oggi a commentare questo replay di StarCraft 2 fra due grandissimi campioni, Mutz Mana e Stefano, un francese Zerg fortissimo di 16 anni. Sono qua con il mio compagno Refugee. Salve a tutti. Ci sono. Ah, quindi questa è mappa è Altopiano di Shakuras, mappa che è stata inserita nel ladder con la eh? Shakuras Plateau fa più pro. Vabbè. Noi siamo italiani, parliamo in italiano. Intanto l'apertura subito di Mana che Sì, filone soprattutto. in basso, quindi probabilmente andrà a fast expire contro lo Sì. Zerg. Questa è una mappa che è fatta per la fast exp sia per lo Zerg sia per il Protoss, dato che ha una seconda molto facilmente difendibile. Sì, basta bloccare con un Gateway Forgia e un cannone e qualche sentinella, non entra più niente. Intanto vorrei vedere gli APM, 360 APM, non so cosa se ne facciano all'inizio, forse mi creano il probe. 420 il Protoss. Che va subito a scoutare la base dello Zerg, che ancora. Vediamo, attenzione, si posiziona nel. No, no. Attenzione, gas, trick probabilmente. Il gas, vedremo. Sarebbe bello vedere un'accisata da parte del Protoss che blocca la rampa o costruisce un pilone sulla naturale dello Zerg. Ancora non ha preso le spade. Ha già preso il gas, non so cosa se ne voglia fare. Fa subito la feed per i Ling. Ha proprio paura di qualche accisata da parte del Protoss, fa prima i Ling e la pozza dell'espansione. Speedring, vediamo lo Zerg va a rompere le scatole al Protoss che non ha ancora messo giù la forgia. Siamo già a 15, prova a mettere giù il Nexus, ma non ce la fa perché c'è C'è un drone che glielo impedisce. infatti riesce a posarla Ce la fa. sopra. Sembra che l'abbia posato un po' troppo lontano, Vai, io non credo. Ecco la eh? forgia. Forgia. Col probe che cerca di stuprare il drone. Arriva l'Overlord che va a scoutare, non vede niente. Espansione Vediamo molto dietro. ritardata da parte dello Zerg che deve Sì. ancora espandersi. Ricerca la speed dei Ling. Toglie i droni dal gas, adesso ha bisogno dei minerali e basta. Per Di Mass Ling e difendere un'espansione, però forse pensa a addirittura. mettere giù, ecco qua, mette giù il cannone, forse dovrebbe riuscire. Per me vuole attaccarlo proprio. Sì, o vuole infastidirlo da subito, oppure fa i Ling e ne prende addirittura due su un colpo di espansioni per rispondere al Protoss. Una è qui, vediamo se prende la terza. Ricordiamo che la tattica contro una fast exp Protoss per lo Zerg è o prendere subito due exp oppure Oppure farsi resti là aiutare con i bundling o con le blatte, con le soprattutto contro i blatte. cannoni. Arrivano il mineharding dei probe, secondo gas pronto, primo gas pronto per il TOS e il secondo in questo momento. Cybernetics giù, mentre lo Zerg ha preso già l'espansione. Questa regina fuori dal creep non so cosa voglia fare qua, forse cagare un po' di cacchina. Sì, questa è la regina destinata all'Expo, infatti nella principale ne sta già Sta venendo creata facendo un'altra. così. Ok, Cronobus sta a manetta sui Nexus. Pronto Cybernetics. Vedremo se farà subito la ricerca del Warp Gate. Sì, produzione uno zelota per Spartano È un altro fotonico. per Non coprire si è mai l'entrata. abbastanza sicuri. Vedere le entrate sono decisamente a favore del Proto, 760, anzi 800 contro 620. Al momento è in vantaggio il Protoss perché lo Zerg ancora non ha preso la terza. La Zerg ha appena preso la seconda, decide di non prendere la terza. Ah, Fon. è suonato il telefono, Mana. Vabbè. Ok. Quindi al momento Anche partenza. ai pro suona il telefono. Questo Zelota prova a aprire in due i Ling che vedono, scappano subito. Poverino, è Protoss zavorrato si dalla corazza. avvicinano e credo che questo Zelota farà una brutta fine. 8-3 di vita, no, non si salva. È il probe, ma Un probe prova a assassino. far fuori il Ling, ma non ce la fa.
Intanto Stefano, devo dire che ha una regina con 50 di vita, cioè 50 di energia, ecco, adesso se ne è ricordato. Niente, intanto portale stellare e void per Mood Mana. E per lo Zerg più uno l'attacco del ranged. Non ha ancora messo giù alcun tipo di ranged, ma po gli potenzia già l'attacco per sicurezza. Portale stellare con Void e non mi sembra che Mana l'abbia che Stefano l'abbia scoutato, eh? Vediamo. No, no. E non ha neanche scoutato i vari gas, quindi non se lo aspetta minimamente. Non se lo aspetta, però Hydra Roach su un Idra e colpo. poi sul Boh, lancia come caspita ha fatto? se lo aspettava. Oppure Forse semplicemente voleva andare di Hydra Roach. la prima void Eccola. fuori vede scautata dal Ling e adesso il La, PvC a mano. il numero delle regine è buono per reggere al primo attacco. Poi con una void sola non si può micrare, quindi dovrebbe tenere tranquillamente. Guardate questa regina maledetta e È l'imbarazzo appena. war che fa strage. Questa void credo che non tornerà a casa. No, no, ce la faccio. Ce la fa, sì, di poco. È che la finisce e torna subito indietro. Guardate questo Ling messo in Un pattuglia pat. per vedere chi passa. Sentry, un'altra finisce fuori. Però se continua a fare. Se non fa colossi, la vedo dura contro le Hydralisk, eh. Intanto penso che Rotos stia andando a prendersi la terza. No. No, terza, sì, perché va col probe, Sì, sta vediamo. andando a prendersi la terza. Terza. A che minuto sei, solo per curiosità? 9:40. 9:47, io vabbè. Sentry, casomai chiudi Fraps e così ti si velocizza un attimo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gate. E giù la Robotics Bay, quindi colossi e forse. Intanto non c'è in produzione alcuna roccia, semplicemente un mass hydra da parte dello Zerg. Scoutato ad alta osse, quindi subito colossi. Lo Zerg va a prendersi la terza. In questo momento è in vantaggio il Protoss, eh. Decisamente in vantaggio il Protoss. Ma lo Zerg ne ha prese due in contemporanea. Ah, eccola qua, sì, presa l'altra. Intanto bisogna chiedersi dove stia Gate andando adesso con queste hydra in bellissimi giro per la force. mappa. Bellissimi force field, non entrano le Hydra. Beh, devo Però dire che quando questo. arrivano 2-3 Ling vengono massacrati da. Appena non esce il colosso, qua dovrebbe riuscire a tenere mana. Infatti, non ci prova neanche a entrare Stefano. Pronta l'exp. Sì, una strana scelta quella di mandare in giro così le Hydra che sono lentissime. Senza creep, fra l'altro. C'è l'observer che osserva e questi Ling vengono massacrati, ancora force field ben piazzati. Sta per uscire il primo colosso, mentre si è dimenticato di aprire un portale. Continua ad Non è. attirare, forse va giù la forgia, no, questa Roach rimane incastrata e muore. Deve ancora partire la ricerca per le lance termiche estese dei colossi che avranno solo 6 di range. Non sono molto utili. Contro le Hydra che hanno 6 6, anche loro. 6. È intanto finite le due expo per lo Zerg. 2 exp per lo Zerg, mentre 3 per il Protoss. Ricordo che uno Zerg per stare dietro un Protoss deve al minimo avere una base in più. Perché una Intanto volta che lo Zerg raggiunge le 4 basi, inizia a sfornare tanta di quella roba che è tanto difficile da gestire. pinnacolo per lo Zerg. Probabilmente Però farà corruttori. corruttori e dopo Broodlord magari. Stefano l'ho visto fare altre volte Broodlord. Cannoni a proteggere la terza, mentre la Death Ball del Protoss gironzola per la mappa. Un altro colosso fuori. E il consiglio del crepuscolo, probabilmente per andare avanti con i potenziamenti. O col blink. Blink oppure non mi sembra che abbia Elixir lo Sì, Zerg. ne ha uno qui in centro No, della quindi mappa.
Tanto vorrei notare gli APM 217 contro 179. Mostri. Fuori i primi con Raptor. E ora sono dolori veri per i colossi. Lo Zerg decide di non andare in Festor. Forse vuole dimostrare che può vincere anche senza Infestor. Vabbè, con gli Infestor un Protoss può solo dare il GG, cioè, nell'Infestor esce. Probabilmente va a prendersi adesso la quarta exp lo Zerg, vediamo. Sarebbe la quinta comunque. Sì, la quinta. C'è una Void Ray là sopra. Eh sì, infatti non... E se ne è accorto, infatti non la prende. Arriva l'esercito di... Corruptor che massacrano la Void e prende subito lei. Attenzione però, perché nel frattempo c'è un push a centro mappa. E tira giù probabilmente la... Beh, questa expo andrà dove sicuro. Dello Zerg e i Corruptor non hanno neanche provato ad attaccare, troppi Stalker. Pilone vicino all'Axel Naga e adesso c'è l'attacco con gli Stalker che vanno a focussare i... Corruptor, fanno danni clamorosi i colossi che però vanno giù e credo che qua lo Zerg abbia vinto perché... Ma non credo c'è... questo colosso però guardate sopra il cliff fa stragi di Hydra e forse riesce a tenere mana, eh? Usa bene il blink contro queste... riesce a tenere bene, ha perso tutti i colossi però. Con unità perse siamo decisamente a favore dello Zerg. 4800 di minerale perso contro 7100. Sì, e un esercito Zerg è più facile da rimpiazzare di uno Protoss, ci mettono pochi secondi. Templari, eh? Quindi probabilmente vedremo... Ma ancora una doppia espansione per lo Zerg. E anche per il Protoss arriva la quarta. Hai Templar quindi... La scelta migliore, continuano a uscire un colosso, vediamo questi zeloti che vanno a... Ecco anche la... contro le rocce. Fossa di infestazione per... Guardate che micro, mamma mia. Posto indietro gli Stalker feriti per... Si è impallato leggermente il computer. Corruzione dei corruttori sugli Stalker per fargli prendere più danni. E riesce a tenere ancora, eh. Comunque stanno arrivando l'Infestor e un'espansione di macro nella main. Sì. Di... Non ancora contro gli Templar non è che siano proprio l'idea. Però le ghiandole patogene non sono in ricerca, quindi forse l'ha fatto solo per andare ad Alveare e dopo a Broodlord. Al momento dura, eh? Quando siamo entrate? 1700 dello Zerg contro 1300 del Proto. Siamo quasi. E infatti va ad Alveare. E quindi vedremo. Penso i corruttori e i patriarchi. Guardate intanto la visione della mappa dello Zerg. Praticamente controlla metà mappa con il creep. Continua ad avanzare. Appunto io vedrei bene delle ultra. Sì. Un altro colosso fuori, vediamo se fra poco verranno fuori gli Templar in ricerca lo Storm. Ma non penso ultra perché non ha potenziato gli attacchi da mischia. Beh, le unità terrestri, quindi non penso andrà ultra. Attenzione scontro, colossi che fanno strage di Ling. Di nuovo vanno giù tutti i colossi, rimangono soltanto gli Stalker contro tutte queste Hydra, la vedo veramente dura, io li blinkerei sopra, ecco qua, infatti li blinka sopra. Qua è dura a tenere, qua è dura a tenere per il Toss, che però si ritira allo Zerg, va in terza del Toss. Va a distruggere la terza. E queste Sentry però, bellissimi forci delle Sentry che bloccano l'esercito, e arriva da dietro l'esercito del Protoss che però si ritira, cosa vuole fare, non lo attacca? Probabilmente rinuncia alla terza. Non avrebbe alcuna speranza contro tutte queste stele. Stalker contro Hydra e Zergling la vedo veramente dura. Strage di probe. Queste rocce hanno tantissime uccisioni. Credo che qui sia il GG per il Protoss. Perché se perde tutte queste exp, ancora gli Templar non sono usciti.
tutti i gate sono boostati, ma ha perso già un'espansione, sta perdendo anche l'altra. E qua credo che sia GG. La prima partita credo che andrà Stefano. Penso anch'io Un'altra perché. valanga di roba che esce da. E parte anche la ricerca per il pinnacolo maggiore. Quindi erano proprio Quindi patriarchi. se uno Zerg non lo batti prima dei 15 minuti non lo batti più. Devastate già la terza e la quarta del Protoss e va giù anche la seconda, adesso ecco GG di mana. Partita vinta direi proprio di macro dallo Zerg. Forse aveva qualche speranza mana se riuscivano a uscire gli High Templar, ma non ha fatto in tempo. No, non ha decisamente fatto in tempo. Troppi corruttori per i colossi. Anche potenziati a due in attacco, quindi non c'è stata storia. Poi stavano per uscire i Broodlord, in ogni caso. Purtroppo se non ha fatto quelle finici all'inizio avrebbe dovuto infastidirlo un po' di più, ha sprecato soltanto minerali facendo quelle finici. Ma visto che l'altro va subito le idre, ha detto meglio non sprecare minerali per farne ancora. Vabbè, peccato per il tosso, io sono tosso quindi portavo per mana. Non si può fare per i Protoss. Va bene, ci rivedremo per il secondo game. Ricordo che questo è un best of 3. La prima partita è stata vinta da Ma Stefano. Stefano. Ci vediamo per la seconda. Ciao a tutti Ciao. da Ciro. E refugi.